riassunto che verrà, il quadro che ci viene consegnato è un quadro sempre più complesso in cui la contaminazione avviene sempre più per osmosi e in cui ormai sembra acclarato che l'approvvigionamento, diciamo, la fonte principale di approvvigionamento delle organizzazioni criminali è appunto la spesa pubblica, le grandi risorse pubbliche, in cui appunto il rischio di creare e replicare oligopoli e monopoli è costante. In questa complessità, in questo, come dire, percorso sempre più tortuoso, il sindacato, che ha avuto un ruolo centrale nel contrasto alle mafie, in cui in certi territori, come dire, costantemente in prima linea e spesso in certi territori ha supplito, come dire, come presenza rispetto ad altre assenze importanti da parte delle istituzioni, il sindacato oggi, ripeto, in questa economia sempre più internazionale, appunto, sempre più complessa, in cui la criminalità organizzata aggiunge complessità a complessità, che ruolo può avere? Sì, grazie. Intanto grazie ad Avviso Pubblico per l'invito, per questa intensa e stimolante giornata. E mi scuso perché io sono una delle due persone che andrà via prima della fine, purtroppo ci sono impegni a cui non si può mancare. Io la prendo da qui, molto rapidamente. Io partirei da un'affermazione che ha fatto questa mattina il dottor Pignatone e che poi è stata ripresa con parole e accenti diversi, ma da pressoché tutti i relatori della giornata e soprattutto dai magistrati, che ovviamente, come dire, hanno approfondito più aspetti e dato suggestioni sulle quali sarebbe davvero interessante discutere giorni e ore, ma costruiremo altre occasioni. L'affermazione era quella che poi mi ha fatto interrogare nel corso di tutta la giornata mentre ascoltavo. Diceva, dico il dottor Pignatone, ma appunto detto anche da altri, è essenziale, è determinante avere un profilo di repressione nei confronti delle mafie, laddove per repressione intendiamo profilo penale verso le persone, come dire, l'inseguimento dei soldi, delle ricchezze, la creazione probabile in atto o potenziale di monopoli mafiosi, l'inquinamento quindi dell'economia legale. Tutto questo è determinante ed essenziale, ma, diceva il dottor Pignatone, da solo, se anche, adesso io la esagero per essere, come dire, rapida e dare il senso di quello che voglio dire, se anche noi avessimo oggi, e non è così, e dirò dopo perché non è così, strumenti legislativi, normativi, come dire, rafforzativi anche di mezzi, da solo questo non sconfiggerebbe le mafie. Senza, diceva tra l'altro leggendo una bellissima citazione il dottor Pignatone, senza che ci sia una rivolta, una capacità corale, forte e determinata della società civile, senso lato, della società civile, di reagire a quanto sta accadendo e di avere un ruolo in tutto questo. Quindi, per lo più, società civile, nella quale veniva motivato, e io non lo riprendo, noi non stiamo parlando di mafie soggetto altro, stiamo appunto parlando di soggetti assolutamente integrati, no? Nei circuiti economici, di relazioni sociali, civili, della cosiddetta appunto società civile. Partivo da qui perché io rappresento un'organizzazione sociale, quindi non riesco ad avere una dimensione, come dire, solo di analisi, di domanda, mi fa venire l'angoscia, cioè io mi chiedo subito, penso anche, come dire, chi fa questo mestiere, chi poi sta quotidianamente, penso anche agli amministratori locali, penso alle organizzazioni anche dell'impresa, la domanda che ti viene è che puoi fare? Cioè, la domanda che ti viene è, ci sono le condizioni, tanto ti viene una domanda appunto di tipo, no? Tutti vorremmo questa reazione della società civile. Oggi, nella concreta situazione del paese e delle tre regioni, per un attimo fermiamoci in particolare, ma non è un problema delle tre regioni, ci sono le condizioni per determinare una reazione forte della società civile? E se ci sono, quali sono gli strumenti, le cose che ognuno nel suo piccolo e insieme nella capacità di avere sinergie può mettere in campo perché questo avvenga? Io penso che sia questo il tema che dal mio punto di vista io sono costretta a, come dire, in qualche modo a pormi. Di primo così, adesso
per liquidarla con una battuta, noi abbiamo avuto fenomeni importanti di contrasto, anche delle organizzazioni sociali insieme, per ultimo la vicenda Confindustria Sicilia, non ci voglio tornare, è chiaro a tutti. Abbiamo avuto pezzi importanti della società siciliana, ma perfino in Campania. Abbiamo avuto pezzi che più o meno, in alcuni momenti piuttosto che in altri, hanno messo in atto, come dire, una qualche forma di contrasto. Lo dico tra parentesi perché sono calabrese e la cosa mi fa maledettamente soffrire. Se dovessi parlare della Calabria, la Calabria non ha in questo momento alcuna forma di reazione organizzata, forte o meno forte, della società civile, che non vuol dire che non ci sono persone che si battono, che non vuol dire che non ci sono gli eroi della quotidianità, perché gli eroi della quotidianità sono quelli che fanno le cose banali nelle regole normali, in una regione dove, come dire, rispettare le regole. Una volta qualcuno diceva che mettere il casco a Napoli era rivoluzionario, io ho sempre detto che mettere la cintura di sicurezza in Calabria è un fatto rivoluzionario, perché in un contesto in cui le regole non ci sono, affermare regole fa parte dell'affermazione di un'idea, no? Di convivenza civile e di un'idea, come dire, di un'idea di società. Però, per esempio, prendendo a paradigma quella regione, perché per ultimo Gianfranco Donadio prendeva a paradigma Gioia Tauro da un altro versante, certo, poi appunto, che ne so, vedo Don Luigi, so che fa, no? So che cosa vuol dire avere le cooperative sui beni confiscati lì e provare ad utilizzarle lì, quelle cooperative, a far dare una risposta simbolica, di valore, ma anche concreta, di produzione, di costruzione, di lavoro. Ma adesso, dicendola, in generale a me pare che, come dire, e questo è un problema nostro, anche delle organizzazioni sociali, non solo della politica, ovviamente la politica ha anche altri problemi, ma è anche un problema nostro ripartire dalla domanda: che facciamo per rimetterlo insieme, tanto più in questo momento. Perché io penso, lo dico senza poterlo motivare, non ne ho il tempo, non voglio parlare a lungo, ma io sarei anche per avere, come dire, un'attenzione particolare a quello che sta succedendo nel Paese, lo dico proprio tra parentesi, ma noi dobbiamo collocarlo in qualche modo quello che avviene. Non siamo in un momento normale, cioè non è una discussione che potremmo fare con le stesse, e alcuni problemi sono uguali, con le stesse caratteristiche con cui l'avremmo fatta qualche anno fa. Noi siamo nel pieno di una crisi tremenda che ha le caratteristiche che tutti sapete. Dentro questa crisi non è che è neutro quello che fanno le mafie, e non è che la crisi provoca problemi alle mafie, tutt'altro. La crisi è, come dire, una straordinaria condizione per loro, no? Di ulteriore capacità di penetrazione, cioè in un momento in cui per esempio tutto il sistema imprenditoriale ha problemi di liquidità, perché ha problemi con le banche, perché ha tutti i problemi che noi sappiamo, questi hanno una tale liquidità che non sanno dove metterlo, oppure in un momento in cui il mercato immobiliare è bloccato e quelli sono capaci di comprare un palazzo che vale 10 e di pagarlo 180 e non gliene importa assolutamente nulla, come dire, del fatto che apparentemente ci perdono, o se entrano in un capitale di una società che sta per fallire, che c'hai i dipendenti in cassa integrazione, e allora che cosa fanno? Se riescono ad entrarti lì e ti entrano iniettando, come dire, apparentemente a perdere all'inizio, denaro fresco a quell'impresa, fanno un'operazione economica di consenso sociale, di costruzione di blocco straordinario. Nella crisi questi processi accelerano, no? Non c'è dubbio, questo l'abbiamo chiaro, e naturalmente accelerano dove più ci sono i soldi, dove più ci sono le imprese, dove più c'è il mercato. Ormai non investono più nel sud, diceva l'altro giorno in un convegno un operaio disperato, adesso prendetela, come dire, senza, faceva un discorso ovviamente l'operaio, ma insomma c'era un operaio disperato che diceva a un certo punto, tra l'altro, dice, noi abbiamo solo il danno di questa cosa, dice, perché qui, a parte i supermercati che si sono comprati tutti e a parte gli alberghi che si sono comprati tutti, per il resto non ci fanno manco le fabbriche, cioè nel senso non, neanche reinvestono, cioè neanche determinano situazioni così. Quindi abbiamo un momento in cui c'è questa condizione, ed è un momento in cui il disagio sociale è formidabile, e se il disagio sociale è formidabile al nord, immaginatevi in quelle regioni dove già prima della crisi le condizioni erano quelle che erano. E allora, perché dico questo? In più, per completare il quadro, noi abbiamo avuto, come dire, su questo tema dell'illegalità diffusa e dell'illegalità mafiosa, che è il vero allarme che ha in questo momento il Paese, io la vedo così, noi come organizzazione siamo davvero profondamente allarmati e preoccupati, e pensiamo che questo sia il tema, non uno dei temi, ma il tema
che noi per le infinite connessioni che ha appunto anche con le questioni economiche che noi abbiamo davanti, peraltro appunto abbiamo assistito al fatto che la risposta che è venuta a questa crescita del potere delle mafie e a questa crescita dell'illegalità è stata una risposta, adesso io lo posso dire perché appunto ho una, io lo posso dire, ma è stata una risposta che non solo dal punto di vista strutturale ha aiutato certi processi, ma anche dal punto di vista del messaggio che è stato dato alle persone. Cioè, che cosa è successo in questi anni? Il messaggio che è stato dato alle